Allora, parlare di teoria dell'architettura è un tema abbastanza complesso e complicato. Abbiamo visto una serie di interpretazioni diverse della cosa e chiaramente ognuno di noi dà una sua interpretazione. Nella mia visione di quello che è la teoria è quella parte che ti dà il là, che in qualche modo definisce la strada perché un'architettura possa nascere, possa essere progettata, possa essere pensata. Quello che noi facciamo è architettura in teoria quando non la realizziamo, architettura costruita quando la realizziamo. Questo è un punto che io ritengo fondamentale perché ci permette in qualche modo di creare un distacco tra le due parti della professione e di analizzare la cosa il processo architettonico in una dialettica hegeliana, cioè tesi, antitesi e sintesi, cui io riconduco sempre, sempre tutto perché mi sembra abbastanza semplice. Quindi se la teoria in qualche modo stabilisce la tesi e quindi rimane in teoria, la parte esecutiva, la parte costruttiva, la parte del progetto da costruire diventa invece in realtà quella che è la parte esperienziale e quindi la verifica, l'antitesi in qualche modo, la verifica sul campo di quello che succede. I critici devono fare il loro mestiere, cioè tirare le somme che sono in fondo la sintesi. Io la interpreto in questo modo, sebbene sapendo che molti dei passaggi possono mescolarsi in modo anche molto, molto interessante, però in generale mi aiuta a pensare che ci sia un processo di questo tipo. Essere relegato solo alla parte esecutiva mi sembra che sia di verifica, mi sembra che sia un po' limitativo per un architetto, per cui assolutamente c'è un bisogno assoluto di andare ad attingere da chi definisce le strade e di portandole in teoria all'interno dell'architettura. Io però queste non le chiamo più teorie nel mio caso perché non hanno la completezza del pensiero su cui una teoria si fonda, ma le chiamo ossessioni. Il termine che ritengo più adatto per il processo architettonico che portiamo avanti noi è una ricerca architettonica che nasce da delle ossessioni. Le ossessioni che noi abbiamo è l'ossessione per l'unpredictable, che in italiano viene tradotto molto meglio in sorpresa. Ma non è la sorpresa dello spazio che deve sorprendere chi lo utilizza, è la sorpresa che il processo costruttivo produce per noi che lo facciamo e produce per chi poi di conseguenza si troverà qualche cosa che non ha le forme o gli spazi che sono frutto di una previsione, di un disegno a priori. È chiaro che questa è una lettura parziale di tutto un processo costruttivo, di un processo esecutivo di un lavoro. È quello che a me in questo momento interessa di più. Ed è quello che però mi porta anche o porta lo studio verso il rischio di poter diventare in qualche modo prevedibile nelle mosse. E questa possibilità di previsione delle mosse, in questo momento mi sta portando a cambiare, per esempio, il luogo da cui progetto. Il mio spostarmi a Toronto mi fa mettere in gioco delle variabili che sono, per esempio, le variabili su cui sono costruite le città americane. Cioè, l'idea è quella di riuscire sempre a portare nuove energie, nuove problematiche per ottenere progetti che riescano ancora a farci studiare, divertire e quant'altro. Prima di metterla me l'ha fatta vedere.